Sì, Odio Lossa l'abbiamo scritta in quei giorni proprio che ci hanno annunciati a Sanremo e ci stavamo prendendo una pioggia di merda tra coda, con sé, altre mille cose. Quindi l'abbiamo scritta proprio di mattina, mi ricordo, incazzati dalle mille notizie. Sì, Ricordate, eravamo pieni di odio da parte di tutte le persone che ci stavano mettendo gli occhi sopra, diciamo così, in maniera ignorante. E poi ci siamo comunque aprendo gli occhi, vedendo anche tutti i nostri fan e tutta la nostra realtà, abbiamo fatto un po' una spremuta di tutto quell'odio che viene verso il diverso o verso una persona considerata diversa, come noi siamo appunto gli esponenti, il portavoce. E quindi abbiamo detto facciamo una canzone che sia per noi e per sia tutte le persone che si sentono come noi o sono nella nostra situazione. La quadra del disco, praticamente, perché quella canzone lì è più che ti spiega questa cosa, invece ce ne sono magari più altre. Canzoni che sono più di protesta, dicono svegliatevi, andiamo, rivoltiamoci, cioè apriamo gli occhi e diciamo che noi la nostra. è tutto reale, sia la parte di insulti che la parte che viene dopo. Sì, tutti i fatti realmente Sono accaduti. entrambi cose scritte dalla gente che noi abbiamo messo in musica, cioè i primi sono i nostri, i secondi fan. Ci sarebbe anche di peggio che ci dicono, però abbiamo detto di non dirlo, l'abbiamo detto in una maniera che si potesse sentire una canzone. Sì. Allora, con Rose, pensa che il beat, il giro di chitarra, esiste da prima che esista la sed. No, incredibile. Il giro e poi l'abbiamo rispolverato proprio verso la fine della chiusura del disco, è venuta quella bomba. Comunque, ogni canzone è tipo, come ti posso dire, non è studiata a tavolino. C'è J-Ax che ci ha spinto da Love Me dell'anno scorso, che appunto ci aveva chiesto di fare Domani smetto con lui pure di farci andare in TV, cioè un mito totale. ci siamo conosciuti a livello umano con J-Ax, Esatto. è proprio un grande, sia lui che DJ Jazz, l'articolo 31 ci hanno dato una bella spinta a livello Sì, facendo conoscere più sono stati i persone. primi praticamente. Poi c'è Riccardo dei Pinguini che comunque ci ha aiutato a fare l'autodistruttivo. Abbiamo fatto così tante sessioni che era impossibile non fare un altro pezzo oltre quello. C'eravamo sempre in studio insieme, una certa. E poi, vabbè, Rose, che la sentiamo da anni, e poi a Sanremo, appunto, ci siamo conosciuti dal vivo. È andata così. La cosa figa è che siamo riusciti a far entrare un po' tutti questi artisti che fanno generi diversi dal nostro, li abbiamo fatti entrare proprio nel nostro mondo e si sono adattati strabene. Nella prima appunto, cioè noi diamo voce a queste persone che, come ti posso dire, ci hanno riempito di insulti finora, quindi viene vista da una prospettiva diversa. E nell'ultima traccia si chiude tutto il filo dove noi diciamo la nostra per la prima volta e non parliamo della nostra vita, dei nostri problemi, ma dei problemi della società, quindi Sì, dalla noi Chiesa a qualsiasi forma di, come ti posso dire, abbiamo detto fin oppressione. dall'inizio che volevamo andare anche a Sanremo per cambiare l'Italia, che era un nostro passo, e quindi appunto in questa canzone diciamo appunto di mandare a fanculo tutte le cose che si vogliono cambiare, che non si riescono a cambiare in Italia. Visto che questo posto ci sta stretto, molte persone si sta strette, si sentiranno rispecchiate in quei testi Sì, un sicuramente. po' più politica, dai. Cioè, punk proprio con la canzone, con un tempo, non so come dire. Eh beh, Sì. il fatto di prendere qualcosa di negativo e trasformarlo poi in un punto di forza è sempre stato il nucleo della serie, capito? Già al primo disco avevamo fatto questo lavoro, ossia di prendere tutto il nostro malessere che ci avevano causato le relazioni passate o le cose che avevamo passato, le avevamo trasformate in un punto di forza e questa volta è uguale, in realtà. La base sulla quale si basano le canzoni è la stessa. Sì, se l'altro era più un concept album love, questo è più un concept album di rivolta. Questo sarà molto figo secondo me perché lì vedremo veramente i risultati che ci ha fatto avere Sanremo, che ancora non l'abbiamo realizzata questa cosa in realtà, che la nostra vita non è che è cambiata più di tanto da quando abbiamo fatto Sanremo, però secondo me con i live vedremo la differenza.